Rieccoci qua, miei cari amici di YouTube, per un'altra immersione musicale heavy metal. Questa volta Germania, anni 80. Abbiamo parlato qualche mese fa, un po' di mesi fa, qui sul mio canale, della discografia generale dei mitici Accept. Oggi ci concentreremo specialmente nella discografia solista che Udo Dirkschneider dette via dal 1987. Udo Dirkschneider è stato cantante per gli Accept nel periodo 80-86, poi è tornato dal 93 al 97 con i tre album, diciamo, post anni 80, poi un periodo di reunion nel 2005 con soli con Gerard Divaio, e poi gli Accept hanno avviato una loro carriera con Mark Tornillo alla voce. Ma quello che successe tra 86 e 87 è veramente molto particolare, ciò che ha dato vita alla carriera solista di Udo, formata proprio da una band chiamata U.D.O, e dopo Russian Roulette gli Accept avevano scritto un altro album. Infatti il primo album di Udo, Animal House, è un album completamente scritto dagli Accept. Cioè, prendete il CD, l'LP, la cassettina, quello che volete voi, ma anche se andate su internet a vedere i crediti delle canzoni che compongono questo primo album di Animal House, sono composte totalmente da Udo Dirkschneider, da Wolf Hoffmann, da Peter Baltes, da Stefan Schwarzman. Questa è la storia, questa è documentata. Quindi, in una fase di cambiamento nella quale gli Accept volevano commercializzare il proprio sound, nella quale erano in procinto prima di provare Rob Hermitage alla voce proveniente da Baby 2 Co e poi arrivare con nel 1989, ormai già qualche anno dopo, a prendere David Rees alla voce, gli Accept avevano un lotto di canzoni inutilizzate e in un periodo di buoni rapporti, cosa che non avviene poi successivamente, la band gli Accept regala o vende, questo non so assolutamente dire se ci sono anche discorsi contrattuali dietro, 11 canzoni al mitico Udo per iniziare la propria carriera solista nel migliore dei modi possibili. Animal House è un disco veramente micidiale, un debut album fantastico suonato da un lotto di musicisti incredibili. Allora, per prima cosa c'è da sottolineare che dopo essere stato in formazione con uno dei più grandi chitarristi europei, Udo, da buon talent scout, riesce a prendere uno dei migliori giovani chitarristi europei della nuova fascia tedesca. Sta parlando di Matthias Diet, chitarrista che aveva debuttato con i Gravestone, un gruppo di heavy metal tedesco di seconda fascia, molto medio. Poi aveva realizzato due album con i Sinner, soprattutto l'exploit Coming Out Fighting, dove il suo chitarrismo estroso, pirotecnico, veramente internazionale, quindi non solo tedesco, non solo regionale, riesce veramente a distruggere gli argini regionali, per l'appunto, e insieme a Angel Schleifer su quel disco di Udo si danno veramente da fare per rendere bel disco quello Coming Out Fighting. E così nell'87 arriva nella formazione di Udo di Animal House, insieme a Peter Szigeti alla chitarra, fondatore e chitarrista di tanti album dei Warlock, di Doro Pesce, fino a True as Steel. Poi c'era Frank Rittel al basso e Thomas Frank alla batteria, due diciamo gregari di media valenza, che però hanno reso Animal House un vero e proprio capolavoro di heavy metal di metà anni 80. Animal House è veramente un disco che ti fa riconciliare con l'heavy metal, se magari uno ha preso altre strade, si trova di fronte alla cavalcata della title track posta in apertura. Si trova davanti all'accoppiata veramente acceptiana di Go Back to Hell e di Black Widow. Si trova davanti a dei momenti veramente melodrammatici, intensi, come quelli di They Want War, come la ballad In the Darkness, che veramente richiama in modo avvicino gli Scorpions. Nella seconda parte del disco poi il sound americanizza leggermente con il Coming Home, A Warrior, Run for Cover, Lay Down the Law, Hot Tonight, l'ho dette tutte. Siamo di fronte quindi a un album top. Un album top fatto di un Udo che canta ancora meglio di Russian Roulette, con una sezione ritmica forse leggermente piatta rispetto a certe cose che poi
avverranno nella carriera degli Udo, ma con due chitarristi, Matthias Diet e Peter Sigeti, veramente pazzeschi. Si scambiano a soli come se fossero Murray e Smith e centrano tutte le volte il punto giusto su cui focalizzare l'attenzione, la melodia interessante e il coro alla tedesca. Quindi in Animal House c'è tutto questo, un sound prettamente che gioca sui mid tempos, che gioca sui tempo medio veloci e che rende una questione, diciamo, una vecchia eredità acceptiana, la viene trasformata in un grandissimo disco solista di inizio carriera. Udo, Animal House, 1987, una bellissima scintilla che dà vita a una nuova carriera che troverà un suo successore solo nel 1989. Si arriverà all'89 con una formazione trasformata: entra Stephen Schwarzman alla batteria, entra Andy Susemihl alla seconda chitarra, rimane ovviamente il grande Matthias Diet alla chitarra solista e anche al songwriting. Si sappia che Udo non è mai stato un grande scrittore di canzoni. Nelle interviste più polemiche Wolf Hoffmann ha sempre detto che Udo non ha mai scritto nulla negli Accept. Non so quanto abbia scritto in realtà nei suoi album solisti. Secondo me la mano di Matthias Diet è molto forte. Perché? Perché quando poi se ne andrà via e rimarrà solo Kaufman nel songwriting, si sentirà questa mancanza quando andrà via dopo il 90. Comunque, il secondo album, Me and Machine, un album che affonda ancora più il sound verso delle sonorità più calde e più arcigne anche, perché Animal House viveva di tutta quell'ambiguità fantastica tra la Germania e gli Stati Uniti. Ricordiamoci che era un album che doveva seguire Russian Roulette degli Accept e quindi era composto da personaggi che vivevano in America. Se vi ricordate bene, Wolf Hoffmann stava già vivendo in America dopo l'86, quindi c'era molta influenza. E anche il testo di Animal House, con le varie LA Nights, Our Madhouse Night, vivevano di un altro universo. Qui invece ci trasformiamo più verso l'arcigno teutonico, tiriamo fuori il pugno teutonico e si dà vita a Mean Machine. Stephen Schwarzman con le sue bretelle rosse, con su scritto CCCP, picchiava come un fabbro sulla sua doppia cassa e sui suoi tom veramente ben amplificati, e Matthias Diet era sempre quello che trovava le soluzioni più melodiche. Pezzi fantastici come Don't Look Back, come Painted Love, come We Are History, come Streets of Fire. Quindi anche qui siamo di fronte a un album che porta le composizioni a un livello medio-alto, il livello veramente perfetto dell'heavy metal tedesco. Ricordiamoci tra l'altro, a mio parere, questi sono i miei gusti personali, che l'heavy metal tedesco negli anni 80 non viveva un periodo florido di qualità. La qualità di band come Running Wild, di band come Gravedigger, di band come Rage, secondo me si è sviluppata un pochino dopo. Tant'è che a mio parere i migliori dischi dei Running Wild, dei Rage, dei Gravedigger sono degli anni 90, i vari Black and In, i vari Trapped, i vari Tunes of War. Quindi negli anni 80 non c'era tanto spazio per la qualità, che veniva fuori da questo album degli Udo, dagli album degli Stormwitch, grandissima band sottovalutata, dagli album dei Warlock di Doro. Quindi con Mean Machine si dà un po' di nuova linfa vitale e di linfa qualitativa a un metal tedesco che stava ancora trovando le proprie linee, diciamo, guida, perché molti album, grandissima parte degli album di heavy metal tedesco, non erano grandissimamente, ottimamente prodotti. Invece qui siamo di fronte al top. Il tour di Mean Machine addirittura porta la band a suonare con Ozzy Osbourne, se non sbaglio anche qualche data con i Guns N' Roses a giro per il mondo. Quindi sembra ingranare una buona marcia. E poi si arriverà al 1990 con il terzo album, Faceless World, il loro best seller fino a quel momento, un album curato ai minimi dettagli, una copertina con una faccia tagliata a metà, diciamo metà, un focus, dove si vede un occhio e all'interno della pupilla un mondo disegnato. Quindi anche una ricerca più psicologica, più interna. E siamo di fronte a un album nel cui fanno comparsa anche le tastiere. Matthias Diet qui, in formazione, è il solo chitarrista, prende possesso di tutte le chitarre ritmiche, solistiche, distorte e pulite. Fa un lavoro mostruoso che è già riscontrabile nella stupenda Heart of Gold posta in apertura. Una cosa
fuori dall'ordinario, un suono di chitarra come non se ne sono più sentiti in ambito heavy metal tedesco, in un album pieno zeppo di classiconi un po' dimenticati forse, però assolutamente fantastici, come la già citata Heart of Gold, come Blitz of Lightning, come Trip to Nowhere, come No Stranger, come le fantastiche Restricted Area, Future Land, pieno zeppo di classici. E io ho anche avuto la fortuna di assistere al tour del 2005 a Firenze, dove stranamente, non lo facevano quasi mai, recuperarono Heart of Gold, recuperarono Trip to Nowhere nella setlist. Quindi mi posso anche ritenere fortunato di aver visto due delle mie canzoni preferite di questo Faceless World dal vivo. Un album veramente prodotto a livelli eccellenti. Un album che tentava quindi una commercializzazione del sound parimenti al hit degli Accept. Siamo tra l'89 e il 90. Gli Accept avevano fatto un fallimento discografico a livello proprio di vendite e di loro feedback interno. A me piace molto Hit the Hit, l'ho già detto nella recensione degli Accept, però loro hanno fatto un fiasco commerciale. Udo invece tiene un po' la botta nelle classifiche tedesche, nelle classifiche svedesi, non è che fa un successo mostruoso, però fa un album veramente coerente, pur aggiornando il sound a qualcosa di più radiofonico, pur portando una chitarra da un lato ancora più tecnica, con molti più effetti, con molto più lavoro di limatura, ma da un altro lato anche più incisiva, più immediata, con melodie più cantabili e più dirette. Faceless World è veramente tutto questo. Il mio preferito degli mio preferito degli Udo degli anni, diciamo, 87-91, è assolutamente questo terzo album, una cosa fantastica, no? Che non mi stancherò mai di ascoltare, proprio per godere di tutte le finezze che lui ti rimanda indietro, un po' come un Somewhere in Time, che tutte le volte ci trovi un'armonizzazione che la volta prima ti sei dimenticato, e qui ci trovi l'arrangiamento invece più elaborato, magari in una piccola nota della solo, in una piccola chiusura strumentale. Questo è il grande Faceless World del 90, che ovviamente quando ci sono queste cose, ci sono queste strutture ipermelodiche, fanno subito capolino l'altra faccia della medaglia, e viene realizzato Time Bomb, il painkiller degli Udo, un album che deflagra completamente qualsiasi spiraglio melodico che era nato in Faceless World. Qui viene completamente distrutto, ma non nella intenzione melodica, ma bensì nella struttura. È un album veramente che porta la questione heavy metal su un binario completamente rettilineo, e parte Stefan Schwarzman con la sua batteria in doppia cassa e non la smette più di pestare, una chitarra che sempre gli va dietro come se fosse un segugio, che anche qui ricama, come ho detto prima, pur non essendo un disco improntato alla melodia, gli assoli di Mattias Dietz sono sempre un po' neoclassici, un po' hoffmanniani, un po' van Halleniani, arriva il tapping e arriva l'arpeggio pulito, quindi è sempre pronto a dimostrare tutte le sue tecniche in funzione della canzone. In più Udo canta cattivissimo. Diciamo, Animal House, Mean Machine aveva un cantato abbastanza vicino a quello che aveva già fatto negli Accept. Non si muoveva una virgola da Ludo di Metal Heart e Ludo di Russian Roulette. Con Faceless World aveva leggermente ammorbidito il suo timbro così raschiato e così alla cartapetra, diciamo. Mentre qui con Time Bomb risiamo completamente a bomba verso un Udo incattivito, e in brani come Metal Heater, in brani come Kick in the Face, come Power Squad, come ce ne sono milioni di brani stupendi dentro questo album, si fa capire quanto la voglia di tornare metal a 360 gradi era proprio una prerogativa che doveva toccare un album chiamato Time Bomb. E ovviamente non mi sono dimenticato di citare la title track Time Bomb, o anche, mi viene in mente ora, la stupenda Burning Heat. Quindi con questo quartetto di album si chiude questa prima fase della carriera solista di Udo, degli Udo. Quindi Animal House 87, Mean Machine 89, Faceless World 90, Time Bomb 91. Udo rientra, come vi ho detto prima, negli Accept, di Objection Overruled, di Predator, di Death Row. E nel 97, dopo questa sfortunata reentrée, si torna a parlare degli Udo, in un modo però un pochino più
deflazionato, una band trasformata, non c'è più Mattias Diet. Alle chitarre troviamo Stefan Kaufmann, ex batterista degli Accept, che qui suona la chitarra, che da ora in poi suona la chitarra nell'album di Jude, e di Jürgen Graf, vecchia conoscenza dell'heavy metal tedesco, con i Bullet. Al basso Fitti, e alla batteria rimane fortunatamente Stefan Schwarzman. E quindi partiamo con Solid, il primo album di questa reentrée degli Udo, un album veramente notevole. Cito le due canzoni più famose, Independence Day, che a volte è stata anche riproposta dal vivo, con corredato anche videoclip all'epoca sulle televisioni, e la bella Two-Faced Woman. Qui vado molto spedito perché è una fase di carriera ovviamente interessante, importante, perché era una band portabandiera dell'heavy metal degli anni 90, però ovviamente mi piaceva più parlare degli album anni 80 e non fino al 91. Comunque, Solid, un buon album di comeback. Il peggiore secondo me invece è No Limits, un album di transizione che porta la band poi a Holy, l'ultimo album di questa, diciamo, veloce video recensione, video di consigli più che altro. Un album che vede Igor Gianola entrare come chitarrista solista. Un buon album, c'è da dire la verità, portato anche con canzoni un pochino più melodiche come Recall of the Scene, come Shout It Out. Ci sono pezzi interessanti come Raiders of Beyond, come la title track Holy, come Run State Operation, che fanno di Holy un buonissimo album che chiude, diciamo, il millennio in modo veramente ottimale. Lo chiude con canzoni melodiche interessanti e puramente nello stile di Udo, però qui i mid tempo sono completamente totali, non c'è spazio per i guizzi di adamantini che gli Udo ci avevano abituato nei primi quattro album. E quindi poi tutto quello che gli Udo faranno dal 2000 in poi, vari album, Man and Machine, Thunderball, Mission Number 10, e poi ne ha fatti moltissimi altri fino all'ultimo che uscirà a fine agosto, sono tutti album che a livello di storia, a livello storicizzante, a livello proprio di importanza è pari a zero, anche se all'interno ovviamente potranno contenere sì o no qualche canzone interessante, ma non è mia intenzione farlo questa volta, ci fermiamo. Iniziata quindi con un'eredità pesante come quella degli Accept e non ancora conclusasi. Questa era un po' una brevissima carrellata degli album degli Udo 87-99 che mi piaceva segnalarvi. Mi raccomando, non mancate l'occasione di acquistare i primi 4 degli Udo, perché farete veramente uno sgarbo agli amanti dell'heavy metal teutonico. Questo è tutto, un saluto da Thomas.